parte bene dei nostri giovani talenti. Siamo qui in compagnia del nostro giurato, buongiorno, Massimiliano Monda. E adesso vedremo tutti i piccoli talenti che si esibiscono qui e lui sarà il giurato cattivo o buono. Buono, lo buono. Scopriremo. Intanto ricordiamo sempre che totalmente promette bene a scopo benefico, infatti poi ci sarà una serata finale in cui il ricavato sarà devoluto all'associazione Noi Genitori di Tutti, le mamme della Terra dei Fuochi. Adesso ti faccio accomodare, è il momento dei nostri piccoli, ma anche grandi. Vieni Gaia, Gaia. Gaia Cerchia, 10 anni, ballerina. In bocca al lupo, Gaia. You and me. Gaia, ci vediamo dopo. Adesso è il momento di Erika Melilla e Leocara Olivieri, 13 anni e un duo latino. In bocca al lupo, ragazze. Complimenti anche a questo duo. Adesso è il momento di una solista, Federica Cifrone, 9 anni, anche lei è una ballerina di danze latine. In bocca al lupo.
Adesso Elisa De Stefano e Francesca Pia Cannavò, 13 anni, duo latino. Bocca al lupo. Complimenti anche a voi, ci vediamo tra un po'. E adesso è il momento di Ilaria Russolillo, 8 anni, ballerina. Vieni, vieni Ilaria, anche lei è una latinista. In bocca al lupo. Passa di lì, tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si amo tutte le ama, io non sapevo star bene. Chiedo di star contigo in tu cama. Vola, vola, ti vengo a prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Io amo il mio stai sempre un deserto. Vita senza di te. Grazie Ilaria, venite tutte, venite, anche il nostro maestro Massimiliano Monda, venite tutte qua, vicino a me, di qua, di qua. Vieni Massimo. Mi devi solo aiutare un po' con l'età perché non mi è stata... Oh, ok. Volevo un attimino guardare. Allora. Sì. 10, 13, 9, ok. Vai. Sono pronto. Allora, parto con Gaia. Gaia è stata molto brava, è stata baciata dalla dea della danza Tersicore.
Bellissima, sì, molto d'accordo. Molto molto bella, ben vestita, molto preparata, era tutto preciso quello che hai fatto, ritrovo in te veramente un forte talento, era leggibile tutto quello che hai eseguito e quindi assolutamente ti voglio rivedere. Quindi verso il finale, brava Gaia. Per i due, Noro e Nomi? Allora, Erika e Leo Cara sono state sì. Le prime due. Noro le ho viste in competizione domenica. Io ritrovo veramente in voi un buon lavoro tecnico con la parte inferiore, però io mi rendo conto che sono dei meccanismi un po' diversi, nel senso noi siamo abituati a fare gara dove comunque c'è bisogno di richiamare l'attenzione, ci sono tanti due, è molto difficile, però magari mi piacerebbe vedervi un po' più tranquille con la parte superiore, perché è un po' troppo, era un po' troppo forte, dosare un po' meno l'energia, perché comunque era tutto leggibile quello che avete fatto, siete molto brave tecnicamente, infatti l'altro duo era un po' più composto con la parte superiore e quindi è un lavoro anche più apprezzabile, non sempre, io mi rendo conto che sono anche piccini, quindi magari uno lo fa anche per un richiamo di attenzione, per dare tanto, però mi rendo conto che veramente potrebbe anche poi danneggiare, perché quando si è bravi sotto, poi magari esagerando con la parte di sopra ci possono essere dei problemi, però entrambi i duo li ho trovati preparati tecnicamente, mi è piaciuto tanto, bene anche fisici, belli, quindi assolutamente quindi anche per voi. Francesco sì, assolutamente, okay, li voglio rivedere. Quindi magari per la finale cercate di fare un lavoro un po' più dettagliato, anche magari creare qualcosa di show che televisivamente risulta anche più interessante. Poi voglio riprendermi a Ilaria, che è l'ultima. No, Ilaria no, mi manca Federica. Federica quanti anni ha? 9. Ok. Infatti mi era venuto un dubbio, non riuscire a capire quanti anni avesse. Brava. Ovviamente ti sono stati creati tanti effetti coreografici. Tecnicamente devi ancora tanto lavorare e si vede, però mi è piaciuto anche come ti sei presentata, un po' tesa nel viso, però 9 anni, prima esperienza televisiva, ci sta. Ci può stare. Però brava, mi piace anche come è strutturata fisicamente, quindi sì, anche per te. Complimenti. Poi io cerco sempre di... Magari voglio cercare di portare anche il talento avanti, anche quello che magari si approccia da poco, esatto. Anche perché magari può avvenire una crescita che potrebbe essere stimolante anche esatto. Per loro. E invece l'ultima, Ilaria? L'ultima mi ha completamente sorpreso, non mi aspettavo questa crescita improvvisa, mi ha spettinato, nonostante stamattina sono stato da barbiere. Perché io mi ricordo benissimo di te, eri nel gruppo di Melania Russo. Veramente mi è sbalordito, sei stata di una precisione, era tutto controllato, forme corrette, linee interessanti, fisicamente perfetta, hai tutti i canoni per diventare veramente molto molto brava e quindi ti voglio fare i miei complimenti, non li faccio sempre, però in te veramente in pochissimo tempo ho riscontrato una crescita assurda e questo fa parte anche... Bravo, questo... Fa parte anche quando veramente nei bambini scatta quel fatto di volersi migliorare, quindi studiare, perché me la ricordo benissimo, hai attivato a ballare, comunque era acerba, era in inizio, poi comunque stando in un gruppo, però fidati, in un palco da sola sei riuscita a catturare la mia attenzione ed era tutto leggibile, preciso, perfetto. Quindi siamo tutti in finale, quindi tutti in finale. Ok, ci vediamo alla prossima. Ricordiamo ti va di ballare con lo spot. Secondo me la danza fa superare qualsiasi limite. L'esibizione non mi è piaciuta. C'è stata un'emozione che mi ha trasportato. Io ho notato una certa impreparazione.